Riaprire dal 27 aprile i settori più esposti alla competizione internazionale. È questa la richiesta avanzata dalla Regione Toscana al governo. Lo rende noto il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Con il presidente Enrico Rossi, scrive, abbiamo concordato questa lettera da inviare al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Si chiede di far partire la cantieristica degli yacht, il settore della moda a cui si lega l'industria conciaria e tessile, di subordinare la riapertura all'effettuazione di due turni di lavoro al giorno in modo che la massa dei lavoratori, circa 80.000, possa essere suddivisa e impattare per metà sulla circolazione esterna e in fabbrica. Se si perdono quote del mercato sarà difficile recuperarlo. Questa è la motivazione espressa da Rossi, oggi ospita la trasmissione Tagadà sulla 7, durante la quale ha sostenuto che la regione è pronta per ripartire in sicurezza. Ma io insisto da un po' su una proposta che ci consentirebbe in modo mirato di far ripartire il 33% del PIL regionale, su un punto, quello dell'esposizione ai mercati internazionali, che dove, in cui se si perdono quote di mercato poi diventa difficile recuperarlo. Mi riferisco per esempio alla cantieristica, agli yacht sulla costa, mi riferisco ai macchinari anche del marmo e alla segagione del marmo, mi riferisco a tutto il settore moda, concia, tessile e confezionamento della moda, mi riferisco al settore orafo. Lei pensi che qui lavorano circa 100.000 persone, se queste 100.000 persone, come io propongo, e loro sono gli imprenditori sono disponibili a fare, fossero suddivise su due turni, con 50.000 persone si può ripartire con gradualità e davvero dare una svolta in sicurezza. Sul piano epidemiologico la sanità toscana non presenta ormai problemi particolari e gli ospedali sono pressoché vuoti, si sostiene ancora nella lettera indirizzata al ministro Patuanelli. Dal 31 marzo la Toscana ha diminuito i casi positivi del 60% contro il 36% della Lombardia, il 50% dell'Emilia, mentre in Piemonte ho visto addirittura un aumento del 5%.